mi spiace vedere che Bonaccini non ha perso occasione anche questa sera per fare quello che ha fatto tutta la campagna elettorale, cioè cercare di attaccare e screditarmi. Questo spiace perché io ritengo che la politica dovrebbe essere una cosa costruttiva, ma non abbiamo visto da entrambe le parti questa volontà. Noi continueremo a rispondere a tutte le esigenze delle migliaia di persone incontrate, migliaia di persone che hanno sollevato problemi che vanno dalla viabilità alla sanità, persone che comunque si aspettano queste risposte dalla Lega.